Ragazzi, prima che inizi il video vorrei che mi prestasse un minuto del vostro tempo. Io sono un mini Sans. E vi presento Stepanda. Lei è una talentuosa disegnatrice che si occupa della creazione di vari fumetti e in alcuni di questi il tema principale è Deltarune. Una cosa importante da sottolineare è che si occupa anche della creazione di gadget, adesivi, lotti e portachiavi, sempre a tema Deltarune, che potrete comprare direttamente a Lucca Comics 2019. Ma fate attenzione, sono in edizione limitata. In questa immagine potete vedere i dettagli sulla posizione dello stand il cui nome è Iridart. Nella descrizione inoltre c'è un link che vi permetterà di controllare tutti i social che utilizza Stepanda, se siete interessati. Passando al sottoscritto invece, ragazzi miei, se avete Telegram, allora nella descrizione potete trovare altri due link. Uno porta al mio canale privato, l'altro invece al gruppo pubblico dove possiamo parlare tutti assieme. Abbiamo anche un canale Discord, il link è sempre in descrizione. Vi aspettiamo in tantissimi, ragazzi. Buonanotte! E come ultima cosa, se siete dei PC gamers, sappiate che c'è un sito dove potete comprare giochi e DLC a prezzi veramente bassi. Il suo nome è Instant Gaming e se siete interessati potete controllare con il link in descrizione. E adesso, sesso, godetevi il video. Da Mini Sans è tutto! Oddio. Avevo sentito delle voci a riguardo, ma non pensavo l'avrebbe fatto sul serio. Come se la nostra città non fosse già una landa desolata piena di violenza, povertà e omicidi. Ed ora lui sta pure portando la loro specie in mezzo a tutto questo. Frisk smise di pettinarsi a metà del lavoro, non appena sentì il pianista brontolare a voce bassa con cattiveria. Non aveva mai cantato in questo club prima d'ora, e a dire il vero, il camerino degli artisti non era granché per agghindarsi, come molti proprietari vogliono. Quindi Frisk decise di vestirsi nel bagno delle donne. Dopo aver indossato il suo vestito luccicante azzurrino e dopo essersi truccata pesantemente la faccia, uscì dal bagno, lasciando i vestiti di fine spettacolo in uno dei bagni rotti e iniziando a pettinarsi i capelli sul palco. Non c'era voluto molto per sistemarli, infatti era una delle ragioni per cui li teneva a caschetto. Una scemenza in meno di cui preoccuparsi prima di salire sul palco. Pettinali fino a quando non sembrano belli puliti, mettici un fiore e gli spettatori continueranno a pensare a te come un milione di dollari. Non che a Frisco importasse molto di quello che pensavano i suoi fan. Tutto quello che voleva era cantare, essere pagata e tornare a casa prima che l'ennesima rissa scoppiasse tra i membri del suo pubblico. Membri di bande che scoppiavano in violente e sanguinose zuffate nel bel mezzo delle sue canzoni stavano diventando sempre più frequenti negli ultimi mesi. E che cosa riguardavano questi litigi? Pressoché qualsiasi cosa. Membri di bande che entravano in territori di altre, affari con la droga andati male, affari con le armi andati incredibilmente male, non avevano importanza. Il risultato era sempre lo stesso. Qualcuno sarebbe uscito dal club in un sacco per cadaveri. Frisk non si abituò mai, ma di certo era diventata più agile nel schivare proiettili vaganti e mobili che finivano nella sua direzione. Cercò di negare l'evidenza quando era giovane, ma ormai era ovvio. La sua cara città stava velocemente cadendo nella mano della corruzione, grazie ai gruppi di varie organizzazioni che stavano prendendo possesso di grandi aree della città. I boss e i mafiosi di alta classe controllavano tutto e tutti, dalla madre più insignificante alle forze di polizia. Anche i funzionari della città erano niente poco di meno che persone corrotte, ben vestite e con dei sorrisi stampati in volto. Le povere e brave persone erano quelle che soffrivano di più, costrette a pagare delle tasse di protezione, ma i modi per guadagnare soldi c'erano sempre. Tutti avevano un prezzo. Chiunque avrebbe potuto resistere o cambiare se stessi per i soldi, Frisk lo sapeva bene. Per sua sfortuna, ha visto tanti dei suoi amici di lunga data perdersi nel mondo dei soldi facili e delle morti veloci. È stata in più funerali che feste di compleanno solo quest'anno, ma del resto non potei biasimarli. Dopotutto il mondo stava attraversando un periodo di depressione, e Frisk non era proprio una facoltosa cantante professionista. Al momento le sue esibizioni si tenevano in club squallidi con proprietari ancora più squallidi, dove gli affari puzzavano di fumo di sigaro e alcol forte. E non importa quanto Frisk cercasse di lavarsi, l'odore sembrava rimanere. E il suo pubblico notturno erano spesso criminali di bassa categoria, non che Frisk giudicasse la loro povertà. Infatti, la maggior parte delle persone migliori che conosceva facevano fatica ad andare avanti.
ma quando tutto passa sul filo del rasoio, un ricco mafioso è allo stesso livello del suo povero scagnozzo. Entrambi ucciderebbero per avere soldi e potere, ed entrambi ferirebbero un innocente per avere quello che vogliono. Frisk aveva davvero bisogno di andarsene da lì, ma non aveva ancora messo da parte abbastanza soldi. La paga non era granché, nonostante fosse diventata popolare in quel tipo di bar. Riusciva a malapena a pagare il suo schifoso appartamento, le bollette e la tassa di protezione che la polizia locale aveva chiesto ai residenti. Ehi, pupa, guarda l'ultimo tavolo in fondo. Vedrai a cosa mi riferisco. Vedere Dee il boss fu uno shock già di per sé. Anche i pesci piccoli come Frisk riuscivano a riconoscerlo soltanto alla vista. Il capo di tutto, un pezzo grosso, uno di grosso calibro. Ed il fatto che fosse seduto in un bar di merda come quello era sconcertante. Era conosciuto per essere un uomo di classe con gusti raffinati. I vestiti che indossava mettevano in ombra tutti quelli economici indossati dagli altri clienti. Ma la parte più scioccante non era la presenza del boss, ma bensì il suo accompagnatore. Il gentiluomo seduto di fianco al boss non era della città, per non dire altro. E se fosse entrato da solo nel club, l'avrebbero ucciso all'istante. Ma sedersi insieme al boss della città l'ha reso intoccabile. Infatti, molti dei clienti facevano il possibile per non fissarlo. Senti, per caso è... Sì, il boss sta invitando mostri nella sua operazione. Riesci a crederci, pupa? Disgustosi mostri. Sta facendo un grosso errore. Perderà tutto il rispetto che si era guadagnato. Mostri. Ora questa città ha proprio toccato il fondo. Frisk aggrottò le sopracciglia sentendo quelle parole, ma continuò a fissare l'accompagnatore del boss, anche se non le sembrava educato. Sapeva che le persone diverse dalla sua razza, ma in questo caso specie, non dovevano essere fissate come se fossero una specie di spettacolo da circo. Ma Frisk non riusciva a farne a meno. Di sicuro aveva sentito di tutto e di più riguardo ai mostri che vivevano nelle città vicine. E di certo sapeva bene che erano diversi dagli esseri umani per le loro tradizioni e la loro politica. Ma vedere uno dal vivo, beh, era qualcosa che meritava una seconda occhiata. Era un mostro davvero imponente, era più alto di qualsiasi altro umano che Frisk avesse mai visto, ed era pure grosso. Non era grasso, ma non c'erano dubbi su quanto sembrasse incredibilmente potente. Faceva sembrare le guardie del corpo del boss dei ragazzini. E il suo completo era pure più vistoso di quello del boss, sempre che fosse possibile. La sua giacca, il cappello fedora e le scarpe erano neri, mentre invece il suo panciotto era di un rosso che catturava lo sguardo. Frisk non era molto attratta da quei colori, ma doveva ammettere che il mostro aveva stile. Tra i suoi denti c'era un grosso sigaro, e il fumo che faceva uscire era strano. Non era fumo grigio, era fumo rosso, e si formavano strani disegni prima di scomparire. Ma i suoi vestiti e le sue dimensioni non erano nulla in confronto a come appariva realmente. Aveva un enorme sorriso, e nonostante la bassa quantità di luce, Frisk notò un luccicante dente d'oro brillare ogni volta che lo scheletro muoveva la testa. Dannato mostro. Quello sguardo. Frisk non capì il perché quel gesto amichevole le fece venire i brividi lungo la schiena, ma lo ignorò subito dopo. Non importa, non parlerò con lui se non c'è bisogno. Ehi, pupa, non le sto mica toccando. Non ci sono leggi contro il guardare. Lei doveva andarsene da questa città, andare in un posto tranquillo dove il fumo delle sigarette e delle armi non interferissero sulla sua vita. Dove le persone importa se qualcuno viene ucciso. Forse quando avrebbe avuto abbastanza soldi da parte si sarebbe potuta trasferire in campagna. Magari vivere in un cottage e iniziare a coltivare un giardino. Purtroppo non riusciva a ricordarsi l'ultima volta che ha visto un fiore crescere. Sorrise fragilmente. Quando Frisk era piccola sua madre parlava sempre e voleva iniziare a coltivare un giardino e... Ma tornando alla nostra conversazione, il boss sta facendo davvero un grosso errore. Appena lasceremo entrare un mostro in città, ne arriveranno altri. Vedrai. Voglio dire, guarda cosa è successo quando abbiamo iniziato a lasciare entrare i negri. Perché non tieni questi pensieri disgustosi per te stesso e ti prepari per lo spettacolo? Dato che il boss è qui, non possiamo permetterci di rovinare tutto. Alcune voci su di te dicono che non sei tanto bravo a suonare quella canzone. Ovviamente era una bugia. Frisk non sapeva nulla di quell'uomo. Ma ciò non le impedì di provare un senso di soddisfazione quando vide la faccia del pianista cambiare da presuntuosa e arrogante ad arrabbiata e disgustata. Dannata puttana dal cuore tenero. Sono quelli come te la causa dei tanti problemi in questo mondo.
trattate gli inferiori in un certo modo e pian piano iniziano a chiedere di essere trattati in quel modo da tutti. Era sempre bello sentirselo dire. Ogni volta che qualcuno le diceva una cosa del genere, Frisk non poteva fare a meno di sentirsi qualcosa di più di una semplice cantante da bar che cantava per assassini e criminali. Si va in scena. Cantò la prima canzone con facilità e con sua grande delusione il pianista non commise neanche un errore. Conosceva bene il suo strumento, peccato che fosse uno stronzo razzista. Per la maggior parte, Frisk amava i musicisti. Adorava tutta quella passione che scorreva nelle loro dita o usciva dalle loro bocche. E tutte le volte che le capitò di parlarci, raccontandogli come avrebbero voluto essere qualcosa di più di quello che erano. Proprio come lei, sognavano di andarsene dalla città e stare in un posto più tranquillo e sicuro. Ad un certo punto, quando Frisk era più piccola e voleva fare del canto la sua vita lavorativa, sognava di sposarsi con un dolce musicista. I due sarebbero diventati famosi e avrebbero cantato solo nei migliori club e avrebbero avuto dei figli con la loro stessa passione per il canto e la musica. Mai avrebbe pensato che crescendo avrebbe dato il suo talento, nemmeno in un milione di anni. La luce che le puntavano addosso era sempre troppo luminosa, i posti dove si esibiva puzzavano sempre di sangue mischiato con alcol, e gli applausi erano sempre accompagnati da commenti pervertiti sul suo corpo. Era troppo debole per questa città, lo sapeva, ma per fortuna nessuna di quelle persone crudeli se ne rendeva conto. Suo padre le disse che se avesse mostrato le proprie debolezze a persone come i mafiosi, l'avrebbero mangiata viva. E lei non aveva alcun dubbio sul fatto che avesse ragione. Stasera abbiamo proprio un pubblico fantastico. Vorrei approfittarne per ringraziare personalmente il signor D per avermi onorata con la sua presenza e per aver tollerato il mio miagolio che adoro chiamare canto. Cercando di trattenere il vomito e combattendo fisicamente con se stessa per trattenere il sorriso, Frisk mandò un bacio al vecchio che aveva ucciso tante persone, colpevoli o no, sia accompagnati dalla sua banda, sia semplici passanti. Devo assolutamente andarmene da questa città. Ci sono ancora delle brave persone là fuori. Troppo trucco. Non fraintendete, non le dispiaceva un po' di trucco una volta ogni tanto. Ma il fondotinta sulle sue guance era troppo chiaro.
Il suo ombretto blu era troppo pesante ed aveva troppo rossetto sulle labbra. Ma questo era quello che volevano i proprietari dei club, ed era quello che gli uomini nel suo pubblico volevano. Devo andarmene da qui. No, per favore. C'era solo una ragione per cui un uomo etero sarebbe entrato nel bagno delle donne. E Frisk imparò quale fosse quando iniziò a cantare. L'uomo che l'aveva aggredita era pure grosso. La spinse contro le porte del bagno e avrebbe potuto fare molto altro se non fosse stato per una signora che, in quel momento, doveva usare il bagno. Venne chiamata la sicurezza e l'uomo fu sbattuto fuori. Cioè sbattuto fuori e picchiato quasi a morte. Frisk aprì la bocca per urlare e chiedere aiuto, ma la musica del gruppo jazz attraversava la porta, facendo intendere a Frisk che la sua possibilità di chiedere aiuto e sperare che qualcuno la sentisse non c'era più. Non sapeva cosa gli avrebbe potuto dire per persuaderlo a non fare quello che aveva in mente, anche se ci mise un secondo a chiedersi come avrebbe potuto uno scheletro fare una cosa del genere. Ma non era curiosa a tal punto di volerlo scoprire. Senta, signore, non voglio guai. Mi sbagliavo. Non vuole stuprarmi. Vuole uccidermi. Non ti piacciono i fumatori, bambola? Lo capisco, è una brutta abitudine. Scusami per essere entrato nella terra vietata agli uomini, detta anche il bagno delle donne. Ma il fatto che volevo risolvere il problemino che abbiamo avuto prima. Non c'era nessun problema. Frisk non gli aveva fatto assolutamente niente, quindi non poteva esserci alcun problema tra loro. Vedi, bambola, ti ho notata mentre mi fissavi. Quindi era questo il motivo? Deve essersi sentito insultato per essere stato fissato in quel modo da lei. Era ovvio che ce l'avesse con lei e volesse confrontarsi direttamente per la sua maleducazione. Anche se il modo in cui lo stava facendo era inquietante. Per fortuna non stava ricorrendo alla violenza. Non ancora, almeno. Frisk non sapeva molto su di lui, a parte il fatto che fosse un mostro seduto di fianco al boss. E solamente le persone come il boss si sedevano con lui. Non poteva portare buone notizie. Però sapeva anche di non potersi permettere di insultarlo di nuovo. Quindi prese un profondo respiro mostrandogli il suo miglior sorriso. Lei sperò con ogni fibra del suo corpo di poter parlare con lui tranquillamente, in modo che nessuno si facesse male. Senta, sono davvero dispiaciuta per averla fissata. Ovviamente, sono stato io a fissarti per primo. E mi piace quello che vedo. La paura di essere violentata riemerse nella mente di Frisk. Guardò dietro di lui verso la porta. Sembrava grosso e lento. Forse correndo l'avrebbe superato. Forse. Quindi, dimmi, bambola, ti piace quello che vedi? Frisk non si aspettava una domanda simile, e istantaneamente la sua mente le diede ogni ragione possibile del perché non le sarebbe dovuto piacere ciò che aveva davanti agli occhi. Era chiaramente un criminale di grosso calibro, che non aveva problemi a girare con degli assassini. Aveva mostrato spudoratamente la sua ricchezza e puzzava di fumo misto a sangue. Quando Frisk aprì la bocca, solo una parola uscì dalle sue labbra. Ma non aveva alcuna intenzione di dirla. Non aveva proprio intenzione di dirla. Non era stupida. Ma le scappò.